schettieri del re. Ciao a tutti ed eccoci per una nuova puntata di Rock Politic. In questa puntata non possiamo far altro che parlare del coronavirus, questo virus che ha dilagato in Italia negli ultimi giorni con moltissimi contagi e portando l'Italia a essere il terzo paese più contagiato al mondo dopo Cina e Corea del Sud e superando il più vicino Giappone. In questa puntata non voglio parlare del coronavirus in termini tecnici perché non è di mia competenza, voglio parlare del coronavirus e dei suoi effetti nella politica italiana, nella nostra politica. Vorrei parlare appunto dei tre moschettieri della politica italiana, Conte, Salvini e Renzi, che sono ormai da mesi in conflitto tra di loro e cercano di stuzzicarsi a vicenda. Il premier, ormai lasciato da solo anche dal Movimento 5 Stelle, è in balia delle onde, non sa più cosa fare, visto che un altro virus sta contagiando la sua maggioranza, il Corona Renzirus. Infatti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, il conflitto tra Renzi e Premier Conte poteva portare a una crisi al buio e alla caduta della nostra legislatura. Ma per fortuna per il Premier Conte il coronavirus l'ha salvato e quindi adesso è molto più tranquillo e molto più stabile, si vede anche nelle interviste, sembra abbastanza tranquillo. E invece Renzi fa una dichiarazione di responsabilità e dice che è meglio concentrarsi sul bene del paese e si tira indietro da questa probabile crisi al buio. Chi invece non assume una posizione di responsabilità è Salvini, che attacca ancora il governo e il premier Conte, dando a loro la colpa per il dilagare del coronavirus, e esprime una delle sue massime: te l'avevo detto. Infatti nelle sue interviste Salvini continua a dire che aveva ragione lui a dover bloccare i confini, i porti e gli aeroporti per cercare di contenere il coronavirus. Chi invece fa diversamente è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che diciamo fa da mamma all'elettorato del centrodestra, assume una posizione di responsabilità anche perché il suo partito cresce di giorno in giorno e lei si presta a ricoprire una carica istituzionale. Invece i 5 Stelle, spariti in un momento migliore, non hanno niente a che fare con questo nuovo problema, in quanto Crimi non ha nessuna esposizione mediatica e si sono rinchiusi diciamo in un bunker con Beppe Grillo e non si fanno più vedere, lasciando appunto Conte in balia delle ondate politiche e dell'ondata del coronavirus che lo stanno danneggiando, diciamo. Per i 5 Stelle adesso è ripartito il treno di Battista, confermata a Palazzo Chigi, ancora più carico di prima per la via della non alleanza con nessun partito. Quindi il quadro politico italiano è molto instabile, diciamo, e non possiamo ancora capire, sapere come si evolverà. Sicuramente questo coronavirus ha cambiato qualcosa nelle gerarchie della politica italiana. Grazie dell'attenzione e fatemi sapere cosa ne pensate di quello di cui abbiamo parlato in questa puntata.